Due neonati morti in pochi giorni, le famiglie chiedono chiarezza. Un sit-in a San Salvatore per riaprire il pronto soccorso pediatrico. Vaccini, rimandate le prenotazioni per gli under 40 partiti maturandi. Rotary e Rivera Banca a sostegno del liceo Mengaroni. Buona serata, benvenuti al nostro telegiornale. Oggi è giovedì 3 giugno, in apertura parliamo di giorni drammatici e grande dolore per queste due famiglie, una di Colli al Metauro e l'altra di Urbania. Nel primo caso è morto in culla un bimbo dell'età di 6 mesi, nell'altro caso invece il cuoricino di un neonato ha smesso di battere ad un'ora dalla sua nascita. Sono in corso in questo momento le autopsie e anche le indagini per fare chiarezza. Due tragedie in pochi giorni, due vite appena sbocciate, stroncate da anomalie che anche la medicina fatica a comprendere e spiegare. Domenica a Villanova di Colli al Metauro è morto nella sua culla un bimbo di appena 6 mesi. In tarda serata i genitori si sono infatti accorti che il loro secondogenito aveva smesso di respirare e la disperata chiamata al 118, intervenuto repentinamente con due ambulanze, non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Ora l'autopsia all'ospedale Santa Croce di Fano cercherà di dare spiegazioni sul decesso. Si sospetta un raro soffocamento susseguente a un rigurgito. Altro indicibile dolore per una coppia di Urbania il cui neonato è morto 50 minuti dopo la nascita all'ospedale di Urbino. Una nascita avvenuta con una gestazione e un travaglio regolare. La Procura della Repubblica ha aperto un'inchiesta indagando 5 medici, 2 ostetriche e 2 infermiere dell'ospedale per accertare il fatto risalente a una settimana fa. Si cerca di fare luce sui motivi dell'improvviso affanno respiratorio e si cerca di comprendere se c'è stata o meno una negligenza alla base del decesso. Il primario di ginecologia urbinate Leone Condemi, che nel giorno in questione non era presente, ha definito l'evento di una rarità assoluta. Sono infatti state effettuate tutte le pratiche di rianimazione di rito, coinvolgendo a distanza pure lo staff specializzato del Salesi di Ancona. E restando in tema di emergenza, l'ospedale San Salvatore da più di un anno è stato costretto dall'emergenza Covid-19 a non avere più un pronto soccorso pediatrico. I familiari di un bambino con un'urgenza medica devono infatti sistematicamente rivolgersi a Fano. Per tenere alta l'attenzione sul ripristino del servizio che continua a rimandarsi, diversi esponenti del centro-sinistra cittadino hanno manifestato davanti al pronto soccorso pediatrico. Vediamo. L'ospedale come quello di Pesaro, senza un vero e proprio reparto di pediatria e tutto il dipartimento materno-infantile, è una cosa, un fatto molto negativo. Ricordo che era stato chiuso lo scorso marzo in quanto a causa dell'emergenza Covid era necessario trovare posti letto appunto per i pazienti Covid anche gravi e quindi, come dire, era stata una scelta legata all'emergenza. Oggi siamo ad oltre un anno da questa data, cioè dal giorno in cui il reparto è stato praticamente chiuso e oggi le persone devono rivolgersi direttamente a Fano, dove noi stiamo chiedendo che venga attivato quanto prima almeno il pronto soccorso pediatrico. Ricordo che per qualsiasi tipo di emergenza oggi le persone, le famiglie devono comunque rivolgersi anche a un bambino che sta male direttamente all'ospedale di Fano e penso che un ospedale come quello di Pesaro, che è un capoluogo di provincia ma è un bacino dove fanno riferimento circa 150.000 persone, lasciarlo senza un pronto soccorso pediatrico penso che sia molto negativo. Ho presentato insieme in questi mesi, insieme alla consigliera Michela Vitri, prima una mozione che è stata, come dire, anche votata insieme anche ad altri atti da tutto il Consiglio regionale, dove chiedevamo le garanzie rispetto al ripristino del reparto finita l'emergenza e devo dire che l'assessore regionale queste garanzie le ha date, però comunque siamo in attesa di poter almeno attivare un pronto soccorso pediatrico, perché quello per l'emergenza penso che debba essere attivato subito, perché prima di riaprire completamente il reparto passeranno sicuramente dei mesi se non un anno, in quanto sono sicuramente necessari i lavori molto importanti. Accettiamo il fatto che vengano ripristinati i reparti a fine
pandemia, e questo ci ha confortato, ma qui è proprio, siamo in una situazione emergenziale, soprattutto perché andiamo incontro al periodo turistico che chiaramente ci vedrà coinvolti in un'accoglienza anche a livello ricettivo, soprattutto di famiglie con bambini, quindi la nostra preoccupazione sale ancora di più, ma comunque la sollecitazione è venuta dalle 600 mamme che ci seguono e ci sollecitano, perché la difficoltà grossa è portare con i propri mezzi i bambini all'ospedale di Santa Croce di Fano, poi per le diagnosi devono per forza essere riaccompagnati con l'autoambulanza Pesaro, per i referti devono essere riportati a Fano, e se serve degli interventi chirurgici obbligatoriamente devono essere riportati a Pesaro, quindi è una situazione insostenibile. Non pensiamo sia una cosa così complicata e difficile, riportare qui a Pesaro un pediatra e un ginecologo H24, perché penso che sia la cosa più semplice, la cosa più di diritto civile che noi stiamo chiedendo, sia come mamme, come donne, ma soprattutto come cittadini pesaresi, e pensiamo che sia la cosa più urgente da mettere in atto. Ed ora il consueto spazio dedicato ai vaccini. Nelle Marche slitta infatti la possibilità di prenotazione dei vaccini per la fascia d'età 16-39 anni. Il Ministero della Salute aveva infatti dato l'ok ad aprire oggi le prenotazioni a questa fascia anagrafica, ma i marchigiani under 40 che in queste ore hanno tentato di prenotarsi hanno visto la possibilità rimandata a luglio. Il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, ha chiarito in giornata che sono in via di risoluzione alcuni problemi tecnici per aprire le prenotazioni tra un paio di giorni. Da ieri sono invece iniziati i cosiddetti Vax Days. Subito 400 maturandi si sono vaccinati in provincia di Pesaro. Altri hanno continuato a farlo oggi senza necessità di prenotazione, e si andrà avanti così seguendo l'ordine alfabetico dei cognomi fino a sabato. Domani, ad esempio, toccherà ai giovani con il cognome compreso fra le lettere M e P. Domenica, invece, giornata libera di vaccinazioni per tutti gli studenti prossimi al diploma. E per fortuna continuano ad essere contenuti anche i contagi, il numero dei contagi appunto nella nostra regione Marche. Oggi, a fronte di appena 1013 tamponi effettuati, di cui 420 nel percorso nuove diagnosi, si sono registrati appena 35 casi positivi, di cui 12 in provincia di Pesaro Urbino. I ricoveri nelle Marche scendono a 118 unità, di cui 22 in terapia intensiva. Ieri c'è stata anche una confortante giornata da zero decessi di marchigiani contagiati da Covid-19. Ed ora cambiamo completamente argomento, perché questa mattina i poliziotti di Pesaro, Fano, Ancona e Macerata hanno effettuato 8 perquisizioni disposte dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Macerata, sgominando una banda di 10 marchigiani indagati per raggiri consumati ad Ancona, Cingoli, Civitanova e Roma. I truffatori in questione riuscivano ad acquistare orologi di pregio e automobili con finanziamenti fraudolenti intestati a soggetti ignari di tutto, 6 quelli che hanno sporto denuncia, ed ora la procura sta vagliando la documentazione recuperata nelle perquisizioni di oggi. Continuiamo a parlare di cronaca, perché la Guardia di Finanza di Rimini assieme a quella di Bologna hanno sequestrato beni per 700.000 euro a un 60enne campano riconducibile al clan camorristico napoletano dei Mallardo. L'uomo era coinvolto in alcune società che operavano nel settore della ristorazione e dell'intrattenimento anche nelle province di Pesaro, oltre a quelle di Rimini e Napoli. E ieri a Pesaro si sono tenute le celebrazioni per il 75esimo anniversario della Fondazione della Repubblica Italiana. In quella che è stata anche la prima cerimonia istituzionale, tenutasi alla presenza del nuovo prefetto Tommaso Ricciardi, prefettura che ha consegnato benemerenze a medici e infermieri della provincia. È stata una 75esima festa della Repubblica dal sapore della rinascita.
L'emergenza Covid sta allentando il suo morso sulla provincia pesarese e il territorio ha voluto celebrare il 2 giugno onorando il lavoro straordinario di medici, infermieri e dirigenti sanitari che hanno combattuto quotidianamente la guerra al virus sul territorio. Al Teatro Rossini il nuovo prefetto Tommaso Ricciardi ha consegnato 54 benemerenze ad altrettante onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica. 45 di queste sono state appunto camici bianchi in prima linea nella lotta alla pandemia. Consegnate anche 5 medaglie d'onore alla memoria ai familiari di altrettanti cittadini che furono deportati nei lager nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Per il nuovo prefetto Tommaso Ricciardi è stata la prima cerimonia pubblica a pochi giorni dal suo insediamento in un territorio in cui si sta respirando l'energia della ripartenza. L'impatto è stato assolutamente favorevole, devo dire che finalmente ho incominciato qui a respirare un po' di allegria, nel senso che ho visto le strade del centro storico, perché per il momento mi sono limitato solo evidentemente a girare il centro storico, piene come non mai, come invece la tristezza della prima fase dell'epidemia ci aveva purtroppo costretto a vedere. Ed è stata una sensazione positiva che spero possa essere poi foriera di ulteriori sensazioni positive e soprattutto di avere la possibilità di fare un lavoro al servizio della collettività, anche questo come richiamato dal messaggio del Presidente della Repubblica, che pone noi prefetti l'etichetta di prefetti di prossimità. Ecco, vorremmo essere prefetti di prossimità, io almeno vorrei cercare in tutti i modi di farlo. Un contributo a fondo perduto per incentivare le attività commerciali di prossimità, con un occhio di riguardo per le imprese giovani e i centri storici. È quanto previsto da un bando della Regione Marche che concederà 1,3 milioni di contributi a fondo perduto per valorizzare il commercio nelle aree urbane, privilegiando appunto i giovani e gli esercizi che hanno sospeso le attività a causa Covid-19. L'assessore regionale al commercio Mirko Carloni ha precisato come il contributo non potrà essere inferiore a 15.000 euro o superiore a 60.000. Le domande andranno presentate alla Regione entro il 5 luglio. Sull'onda del successo di Realismo Visionario del 2020, Pop Sofia tornerà a Pesaro dall'1 al 3 luglio con la direttrice artistica Lucrezia Ercoli ad indagare i fenomeni pop della cultura di massa. Il tema scelto per l'edizione 2021 è Paradisi artificiali dall'opera di Charles Baudelaire nel 200° anniversario della nascita del poeta francese. Il 3 luglio è previsto un evento speciale dedicato a Jim Morrison. Domani 4 giugno Amate Comune di Pesaro proporranno una festa della danza in città con 3 appuntamenti. Si inizia al Centro Arti Visive Pescheria con una coreografia di Ares D'Angelo e Martina Martinez Bariacoba, in scena in doppia replica alle ore 16 ma anche alle ore 17.30. Alle ore 19, appuntamento al Teatro Rossini con la prima assoluta de Il Branco, diretto da Annabelle Chambon e Cédric Charron. La giornata si conclude al Teatro Sperimentale, dove alle ore 20.30 va in scena Cantiere Aperto con Luna Cenere, Renato Grieco, Michele Scappa e Davide Tagliavini. Ed ora il consueto spazio dedicato alle vostre segnalazioni. Vi ringraziamo davvero tanto ogni giorno per le segnalazioni che ci mandate a questo numero di cellulare. Ancora una volta ci occupiamo purtroppo di abbandono di rifiuti, in questo caso di un accumulo di rifiuti fuori dagli appositi cassonetti. È quello che ci segnala un nostro telespettatore di Via della Libertà a Bottega di Vallefoglia, dove non lontano dalle scuole si accumulano sistematicamente questi rifiuti e nel caso specifico di oggi rappresenta addirittura una vasca da bagno. E quindi gireremo la segnalazione a chi di dovere per cercare di risolvere questa situazione dei rifiuti abbandonati, in questo caso appunto a Vallefoglia. In questi ultimi mesi contrassegnati dalla didattica a distanza, il Rotary Club Pesaro Rossini e Riviera Banca hanno supportato il liceo artistico Mengaroni di Pesaro fornendo computer, tablet e ripensando le aule per alunni con bisogni educativi speciali. La pandemia ha messo tutti in grande difficoltà e il club ha pensato bene di essere vicino alle esigenze degli studenti con 2 progetti. Uno è stata la realizzazione di una serie di incontri che abbiamo tenuto su piattaforma web
in cui gli studenti del liceo hanno potuto conoscere i loro predecessori, studenti che sono diplomati da questo liceo e hanno ottenuto successo nella vita nel settore della moda, 7 incontri denominati Fashion Meeting, e soprattutto un pensiero agli studenti con delle abilità speciali, gli studenti che più in difficoltà si sono trovati durante questo periodo di pandemia perché avevano bisogno di strumenti particolari per poter continuare a svolgere il loro lavoro. L'assenza dei compagni di classe per loro è stato un problema grande, non avrebbero potuto fare didattica a distanza come fanno normalmente gli studenti tradizionali, e quindi il Rotary Club Pesaro Rossini, con il contributo della Banca di Credito Cooperativo Riviera Banca, ha donato questi 4 computer che sono stati allestiti e attrezzati appositamente per le esigenze di questi studenti particolari. Noi abbiamo accettato con piacere la richiesta di collaborazione del Rotary e dell'Istituto Mengaroni per questa iniziativa importante, perché è nelle nostre corde. Noi siamo una banca del territorio, una banca che affianca alla tradizionale attività bancaria un'attività sociale, culturale, di prevenzione e cura della salute, di sostegno ai giovani. I giovani sono un elemento essenziale per la nostra attività, perché sono il futuro. E dirò che questo è un ambiente che io conoscevo così di nome, il Mengaroni, abbiamo collaborato in altre occasioni col Mengaroni, lo conoscevamo sotto quell'aspetto come arte, come valori, però non conoscevo lo stabile, le dimensioni, il clima che si respira. Mi sembra di aver visto dei ragazzi interessanti, molto interessanti, bravi, e questo, per questo ringrazio loro, ma ringrazio soprattutto gli insegnanti. La cosa più interessante che è nata da tutto questo è che grazie alle donazioni abbiamo riallestito, ristrutturato, riorganizzato gli spazi. Prima della donazione del Rotary questo spazio era un po' così, un po' insomma, fatiscente non era la parola giusta, però era un po', diciamo, lasciato andare. Adesso è diventato un vero e proprio punto artistico, penso anche di rinnovo della scuola, perché è da qui che parte l'idea di nominare ogni classe con un nome di un artista. Questa è dedicata a Clé, a Paul Clé, perché appunto nei suoi ultimi anni era diventato disabile, eccetera, eccetera. Però l'idea è che contamini tutto l'istituto. L'istituto diventerà ogni piano, ogni classe dedicata a un periodo storico e un periodo anche dedicato all'arte moderna contemporanea. Ed ora ci spostiamo a Gradara, perché partirà sabato 5 e andrà avanti fino al prossimo 26 giugno la mostra diffusa Gradara Contemporanea, che ha il duplice obiettivo di valorizzare un prezioso gioiello del nostro territorio, cioè il castello di Gradara, e di sostenere e promuovere l'arte contemporanea. È una mostra diffusa, e questo perché appunto volevamo creare un dialogo fra il contenitore, che in questo caso è il Borgo di Gradara, e l'arte contemporanea. Quindi pertanto ci sono 4 sedi espositive, di cui una principale, che è quella nel cuore di Gradara, che è a Casa del Gufo, dove ci sarà la maggior parte delle opere d'arte. Poi, scendendo, ci sono altre sedi dove in ogni sede ci saranno sculture, pittura, e una cosa molto suggestiva sicuramente sarà l'esposizione, dove all'interno della chiesa consacrata del conventino di Gradara c'è questo dialogo interessantissimo fra opere contemporanee, questa pala d'altare del 600 di scuola senese, e questo perché è proprio il fulcro dell'elemento del progetto, dove si vuole instaurare un dialogo continuo sul processo di storia e arte contemporanea. Attraendo artisti nazionali ed internazionali, contiamo di attrarre turismo anche straniero e cercare di dare più visibilità possibile al nostro borgo e far sviluppare il turismo. Una mostra d'arte contemporanea diffusa appunto a Gradara, e per la quale sono previsti anche 4 incontri. Sì, sono 4 incontri specifici del settore, molto particolari e interessanti. Sono il 5 giugno, il 12 giugno, domenica 20 e sabato 26. I temi sono tutti diversi, si incontrano artisti, e si incontrano critici, si incontrano professori universitari che daranno il loro contributo alla manifestazione. Per partecipare basta o visitare la pagina Instagram dell'associazione o
mandando una mail a gradadarcontemporanea@gmail.com o al numero di telefono 333 48 44 077. Per i protocolli Covid abbiamo deciso di fare tutto su prenotazione, sia le visite guidate, che sono guidate, che gli incontri, i seminari che si svolgeranno all'interno del convento. Il primo inaugurale spiega un attimo quello che è quella che è stata l'ispirazione, cioè il connubio tra il classico e il contemporaneo, e portando l'esperienza dello studio che è stato fatto dal professor Milantoni sul conventino, e un gruppo di musicisti del conservatorio verranno a suonare quelle che erano le musiche create proprio in quegli istanti in cui era stato proprio fondato il convento. E da lì è parte poi dopo la visita alle varie opere che poi si districano tra altre strutture all'interno del borgo. Siamo arrivati alla fine del nostro telegiornale. Questa prima serata di questa sera sarà veramente lunga, perché partiamo alle 20:20 con questo bellissimo reportage dedicato alla Coppa del Mondo di ginnastica ritmica che si è tenuta proprio questo fine settimana all'Adriatic Arena. Non perdetevi questo appuntamento. A seguire alle 21:15 il Carpegna Mi Basta, un bellissimo evento dedicato alla mountain bike che si è tenuto a Carpegna domenica scorsa. E ha partecipato tantissima gente, vi faremo vedere le bellezze non solo di questo posto ma anche di questo bel progetto. E poi a seguire alle 21:40 da Carpegna ci spostiamo sul Monte Nerone, perché sapete che ha riaperto il rifugio Chalet Corsini. Guardate che bella struttura che è stata creata, è una struttura veramente molto molto comoda da tutti i punti di vista. Per conoscerla meglio seguiteci alle 21:40. Ma non ci fermiamo, perché dallo chalet passiamo a parlare di musica, perché alle 22:15 una nuova puntata di Spazio Webo, la musica alternativa, la musica d'autore, la musica di qualità su Rossini TV. E allora restate in compagnia di Rossini TV, canale 633. Grazie per averci seguito, l'appuntamento torna domani con la nostra rassegna stampa alle 7:20.